Buonasera a tutti, eccoci qua ancora per le informazioni serali per quanto riguarda il Festival di Sanremo, direttamente qui da Via Matteotti per dare così un visuale su tutto quello che accade e quello che accadrà. Certo, l'anno scorso i tempi erano veramente diversi, non c'era questa vita che c'è quest'anno, l'anno scorso era tutto chiuso, tutto veramente freddissimo, quest'anno finalmente qualcosa si è risolto, qualcosa è cambiato e noi siamo veramente contenti, specialmente tutte le persone che operano in questo settore. Bene, una cosa molto importante è quella che sarà l'inizio, questa sera appunto avrà inizio il festival e questa sera avremo tante novità, tanti personaggi che saliranno sul palco. Il cast di Sanremo 2022 è spettacolare e poi è anche trasversale, ci sono leggende della canzone come Gianni Morandi, Ranieri, Rettore, Zanicchi, ma anche i veri casi discografici del momento, Blanco, Mahmood, Ricom, H7, San Giovanni. Diciamo che è una squadra dove convivono ben 7 vincitori del festival e il nome del che il grande pubblico deve ancora scoprire. Naturalmente una cosa è certa, sarà una sfida aperta come non mai. Una cosa molto importante è che questa sera a condividere il palco con Amadeus ci sarà Ornella Muti, molto interessante, un bellissimo volto, un personaggio stupendo, un'attrice femminile magnifica e meravigliosa e con la quale noi abbiamo avuto in un certo qual modo un contatto, non diretto ma indiretto, infatti dalle interviste che vedrete subito a seguire abbiamo intervistato uno dei personaggi che conosce bene la Muti, l'hanno accompagnata loro qui a Sanremo. Sentiamo l'intervista. Stasera sì, in prima serata che condividerà la serata con Amadeus sarà la co-conduttrice, la nostra Ornella, e quindi siamo tutti lieti di assisterla dal palco. Ma io sono. Non si vanno entrare nel backstage purtroppo. Ma no, è molto difficile quest'anno entrare backstage, entrare a Sanremo, ma comunque tutti gli anni è molto complicato. Noi seguiamo tanti artisti e ci invitano, siamo così dei piccoli confessori, cerchiamo di tenerli, come dire, in auge, come giusto che vengano trattati, perché la loro immagine è importante. Io comprendo il vostro lavoro, è molto importante il vostro lavoro. Delicate, perché queste persone debbono vivere di oltre di capacità anche di un aspetto grande. Ma è chiaro. Lei è venuta qui per vedere Sanremo, per entrare dentro? Magari, trovare i biglietti sarebbe già una fortuna, no? Sono qua per vivere l'atmosfera appunto e vedere il mare. Questa è la cosa molto bella. Beh, conosceva già Sanremo? Assolutamente sì. E quindi ci ritorna con piacere? Assolutamente sì. E mi auguro che il prossimo anno i biglietti li procureremo noi. Volentieri, da Varese. Da Varese, conosci già i cantanti? Conosci già? Qualcuno sì. Sa più o meno cosa accadrà? Ma questo in realtà non del tutto, perché appunto lavorando alcune trasmissioni dove vengono appunto sintetizzate un po' quello che si prevede non ho avuto modo di vederlo. Comunque c'è gente giovane, gente di una volta, gente di qua, gente di là, l'importante è che sia un buon Sanremo. Assolutamente sì. State entrando? No. Non no. Entrate? No, purtroppo no. Come mai? Se ci fanno entrare entreremo volentieri. Senza biglietto, sì. Vale, sì. Ma comunque stasera inizia Sanremo. Siamo qua per... come sempre per stare vicino a qualcosa che amiamo. Quindi. E di dove siete voi? Ma noi siamo qua vicino, pochi chilometri, al Benga. Ho capito, però avete la Sanremite anche voi? Un pochino sì. È una compagna di una vita, quindi, quindi ogni volta è come non andare a trovare un parente. È un'istituzione, è vero, è un'istituzione. Diciamo, noi veniamo, vediamo, operiamo per questo, ma voi siete la parte proprio integra. Voi portate la voce. Voi siete la voce. Noi veicoliamo la vostra voce. Noi siamo il cuore, diciamo così. Dai. E per questa sera è tutto. Andiamo a seguire il festival. Per stasera la prima serata del Festival di Sanremo. A voi la linea. Ci risentiamo domani.